Grazie. Io parlerò in italiano, ma Giuseppe Bonacorso ha una versione inglese si sente meglio così? So if anyone is interested in the English version, Giuseppe Bonacorso has a few copies. Carlo Fontana aveva poco più di 30 anni quando il 19enne Nicodemus Tessin arrivò la prima volta a Roma nel 1673. Nonostante lo studio di Fontana non fosse ancora riconosciuta quella scuola di architetti che sarebbe poi diventato, sembra che il giovane svedese, sostenuto dalla regina Cristina di Svezia, vi si sia legato immediatamente. In una delle sue prime lettere a casa, datata il 3 agosto 1673, Tessin scrive che, nonostante il caldo insostenibile, egli disegnava quotidianamente con grande diligenza, dato che il clima gli impediva di recarsi in Vaticano per proseguire il rilievo della Scala Regia che aveva iniziato. Egli attendeva ai disegni di alcuni edifici vicini al suo alloggio, come una veduta prospettica della cupola della chiesa di San Carlo al Corso. La lettera prosegue, cito: «Inoltre, ho copiato un meraviglioso trattato del cavalier Fontana, che descrive ogni cosa concernente i palazzi». Questo manoscritto manca tra le carte di Tessin conservate a Stoccolma. Tuttavia potrebbe trattarsi del discorso del cavalier Fontana in circa la fabbrica del Palazzo Altieri, citato in un tardo inventario della collezione. A Stoccolma vi sono invece due disegni relativi ad un progetto non eseguito di Fontana per Palazzo Altieri. Sappiamo che nel maggio del 1671 Carlo Fontana presentò al cardinale Paluzzo Altieri alcuni disegni di un progetto descritto dallo stesso Fontana attraverso esempi tratti dagli autori antichi e moderni, probabilmente il testo copiato da Tessin. Uno dei due disegni di Stoccolma, la pianta del Pian Terreno, è senza dubbio una copia dell'architetto svedese. L'altra, un pianta del piano nobile, potrebbe provenire dallo studio Fontana. Tessin scrive anche di aver lavorato per più di 2 settimane a fianco di Fontana alla copia di un progetto per il teatro della regina Cristina, il Teatro Tor di Nona, lamentandosi del fatto che il foglio sarebbe stato pronto prima di non sarebbe stato pronto prima di 8 giorni e che tuttavia non c'era stato verso di sottrarsi a tale incombenza, dato che la regina in persona aveva esplicitamente richiesto una copia di sua mano. Il padre di Tessin, Nicodemus il Vecchio, aveva chiesto al figlio di aggiornarlo sulle modalità di lavoro degli architetti a Roma e la seconda parte della lettera si sofferma su alcuni aspetti della pratica del cantiere, l'organizzazione dei capomaestri, dei muratori e di altre maestranze specializzate e in particolare di come la manodopera fosse pagata solo dopo che il lavoro era stato completato, misurato e stimato da un gruppo di periti. Tessin conclude: «Ho appreso tutto ciò dal cavalier Fontana. Ogni sera egli si reca di persona a controllare i propri cantieri». Ciò che conosciamo dell'apprendistato romano di Nicodemus Tessin alla metà degli anni 70, oltre al suo rapporto con Carlo Fontana, è che lo svedese ebbe accesso allo studio dell'allora rinomatissimo Gian Lorenzo Bernini. Ancora grazie ai favori della regina Cristina. In seguito, Tessin probabilmente esagerò nel sottolineare l'importanza dei suoi rapporti con Bernini, così come, io penso, volle opportunamente di minimizzare i suoi contatti con Fontana, così assumere in modo più convincente il ruolo dell'allievo del più vecchio e grande maestro. Non vi sono comunque dubbi sul fatto che Tessin abbia ricevuto una forma di supervisione sul suo apprendistato da parte di Bernini. Ecco, questo
sbagliato. No, sbagliato. Börje Magnusson ed Elisabeth Kiven si sono occupati di un gruppo di disegni eseguiti da Tessin come esercizio accademici per il signor Abramo, l'architetto tedesco Abraham Paris. Paris era associato allo studio di Bernini ed è noto per aver svolto attività di insegnamento con altri allievi di Carlo Fontana. Quasi tutti i fogli identificati come disegni per il signor Abramo rappresentano progetti di invenzione. Questi stessi disegni furono poi valutati da Bernini, il che suggerisce una possibile divisione nel curriculum di Tessin. Paris insegnava il progetto, invenzioni liberi, coadiuvato dalla figura critica di Bernini. Fontana si occupava dell'apprendistato pratico dello svedese. Helmut Hager ha sottolineato l'abilità di Fontana di comunicare nozioni poi riformulate in regole semplici e di facile applicazioni. Tra i disegni di Tessin si possono trovare echi di questi generi di insegnamento: regole generali, regole per calcolare le perfette proporzioni, semplici saggi su argomenti tecnici e così via. Una di questi testi di Fontana è per esempio le regole generali per le scale, una breve guida per calcolare l'altezza e la larghezza dei gradini delle scale. Come già visto, Tessin fu al servizio di Fontana come esecutore di copie. Numerose copie e disegni di studio eseguiti negli anni 70, già osservati di Hager e oggi conservati a Stoccolma, aiutano a comprendere l'attività di Carlo Fontana durante il soggiorno romano del Tessin, dal 1673 al 77. Innanzitutto troviamo due copie del trattato scritto da Fontana in difesa del suo progetto di restauro del Duomo di Montefiascone. Come è noto, in seguito al disastroso incendio del 1670, Fontana fu incaricato di stimare i danni e presentare un progetto per la ricostruzione della cupola. I periti locali mossero severe critiche al progetto dell'architetto romano, che si difese attraverso un discorso scritto nel 1673 e illustrato da disegni, due dei quali furono copiati da Tessin. Il sontuoso altare di Santa Maria in Traspontina rappresenta uno dei maggiori tra i primi progetti di Fontana per un interno di chiesa, forse il suo primo capolavoro terminato nel 1674, appena in tempo per il giubileo del 75. Questo disegno è o una copia di un iniziale pensiero di Fontana per l'altare, oppure un disegno commissionato per valutare le sue dimensioni in situ, al di sotto dell'arcone absidiale. Il debole effetto prodotto da questa proposta venne rimediato nel progetto finale, come sapete, dalle grandiose forme del nuovo coronamento, in cui una grande corona innalzata da angeli di grandezza naturale sostituisce il basso frontone curvilineo affiancato da angeli regi medaglioni. Tessin utilizzò un analogo motivo per i sedili reali all'interno della cattedrale di Stoccolma, eretti negli anni Ottanta. Il disegno per la chiesa della Traspontina dimostra come già allora Tessin fosse sotto l'influsso dello stile e della tecnica tipicamente associato allo studio di Studio Fontana, così come caratterizzate da Braham and Hager. Nitidezza e relativo isolamento del soggetto al centro del foglio, composizione delineata con linee a matita, poi ripassate con un inchiostro marrone e infine acquarellate con inchiostro grigio, ma anche di altri colori. Non sorprende notare come Tessin adottasse, soprattutto nelle copie e nei disegni su commissione, uno stile del tutto simile a quello dello studio Fontana. Tuttavia, non è inconsueto trovare anche nei primi progetti autonomi di Tessin un'analoga maniera, superato solo molti anni più tardi, da uno stile più personale.
Negli anni 70 del 600 l'ordine gesuita era attraversato dal dibattito relativo alla proposta di traslare la tomba di Sant'Ignazio dalla cappella nord del transetto all'abside della chiesa del Gesù. La speranza era quella di dare maggiore visibilità alla sepoltura del santo per incoraggiare il culto. Evan Levy ha identificato questo disegno come il progetto presentato da Fontana nel 1672 per una cripta nell'abside. Il foglio, portato in Svezia da Tessin nel 1677, mostra sulla destra del recto un alzato dell'abside con l'altare maggiore coronato da un frontone semicircolare e affiancato da due edicole. L'uso dell'acquarello sia marrone che grigio del progetto per il Gesù, così come le lumeggiature bianche di alcuni dettagli, sembrano escludere la paternità di Tessin, che invece potrebbe aver disegnato la scala metrica. Se il disegno, come dubito, fosse di mano di Tessin, sarebbe comunque una copia. Questo progetto per una chiesa cupulata con portico è stato attribuito a Fontana e talvolta ottimisticamente anche a Bernini. Cornelius rifiutò entrambe le attribuzioni descrivendo il disegno come, cito, un tipico prodotto dello stile compilativo di Tessin il Giovane. Cornelius notò anche il simbolo della corona svedese al di sopra della cornice interna del portale. L'autografia di Tessin appare evidente a me, ma a cosa corrispondente il progetto? Nel 1673 la regina Cristina era divenuta protettrice della chiesa di Santa Brigida a Piazza Farnese e ci sono indicazioni che ella avesse commissionato a Carlo Fontana dei progetti per un nuovo edificio. Le misure del disegno corrispondono infatti allo sito della chiesa. La mia interpretazione è che si tratti di un progetto ideale per la chiesa delle Brigitine, concepito come un esercizio per un concorso accademico all'interno del programma di insegnamento dell'Accademia di San Luca, forse durante il 1675, anno in cui Fontana fu titolare del corso di architettura. Questi due fogli, insieme con un alzato, oggi perduto, furono inventariati da Tessin come disegni presentati all'Accademia. Per riassumere, Tessin copiò e o acquistò disegni architettonici relativi ad una parte consistente dell'attività di Carlo Fontana negli anni 70 del 600, inclusi alcuni dei suoi lavori maggiori come il Duomo di Montefiascone, Santa Maria in Traspontina e le Chiese Gemelle di Piazza del Popolo e altri disegni pertinenti ad opere minori come l'ampliamento di Palazzo Altieri e la Tribuna del Gesù. Ciò detto, la grande maggioranza dei disegni romani di Tessin di quegli anni non ha relazione apparente con il lavoro di Fontana. Essi mostrano finestre, porte, capitelli e altri dettagli architettonici tratti da una grande varietà di edifici del XVI e XVII secolo. Questo significa che Tessin si formò soprattutto come autodidatta, osservando gli edifici di Roma e fu solo occasionalmente in contatto con lo studio dei Bernini per sottoporre al maestro il proprio lavoro e ricevere consigli? Non lo credo. Come è stato dimostrato già in relazione ad alcuni dei più tardi allievi, ed in particolare nel caso di Filippo Juvara, un aspetto importante dell'insegnamento di Carlo Fontana era costituito dal repertorio di porte e finestre della Roma moderna. 25 anni più tardi, una selezione di questo repertorio fu pubblicata nel primo volume del studio d'architettura civile, per il quale un altro degli studenti di Fontana, Alessandro Specchi, fornì i disegni. A mio parere, i disegni di Tessin ci consentono di visualizzare il curriculum di insegnamento di Fontana già negli anni 70 del 600 e gli aspetti che di alcuni edifici scelti venivano studiati con maggiore attenzione.
e ringrazio Aloisio Antinori per avermi invitato a approfondire questo tema nel libro recente sui De Rossi. Osserviamo come in alcuni casi i disegni di Tessin, che con certezza si possono datare entro il 1677, anno in cui Tessin stesso ne redasse una lista, corrispondono alle incisioni dello studio. Un esempio particolarmente stringente è il disegno di una delle porte della sala di Palazzo Barberini, che si avvicina alla tavola 46 dello studio in numerosi aspetti. La combinazione di pianta e alzato, l'ombreggiatura, la posizione della scala metrica. E vi mostro qua la lista fatta da Tessin dei motivi che ha studiato e i disegni che si porta con sé quando parte da Roma, con la porta nella grande sala palestrina indicata. Un altro esempio solo, in alcuni dei suoi disegni del Campidoglio, Tessin economizza lo sforzo e la carta combinando due mezze cornici di porte e finestre e talvolta di altri dettagli, come una balaustra o una modanatura sullo stesso foglio. L'insegnamento del linguaggio romano dell'architettura si basava su un canone ormai stabilito. Ciò nonostante, negli anni 70 del Seicento, il gran numero di opere recenti di Bernini e Borromini studiate da Tessin dà l'impressione che ciò che Fontana andava insegnando fosse un canone moderno. Per concludere, è necessario domandarsi quale sia stata l'influenza delle esperienze e dell'alunnato presso lo studio di Fontana nell'opera matura di Tessin. A questo proposito cercherò di dare solo qualche esempio. Nel suo programma edificativo, Fontana enfatizzò ciò che Hager ha chiamato scenografia urbana. Per Fontana il punto di vista, la resa prospettica e il modo in cui un edificio sarebbe stato percepito da lontano erano aspetti importanti della progettazione, come lo erano altri elementi materiali, ad esempio la collocazione dei negozi e il flusso del traffico. In tutti questi elementi Tessin fu suo allievo. Il grande progetto per Stoccolma del 1712-14 testimonia la sua esperienza. Un esempio sono le due, questo è la pianta e il modello che è stato realizzato nel 2002 a base di questi disegni per il progetto. Un esempio sono le due ale curvilinee della fronte ovest del Palazzo Reale di Stoccolma che richiamano il progetto di Fontana per Palazzo Montecitorio e la facciate della Corte d'Appello che chiude la prospettiva nella medesima redazione, e qua si vede anche la facciata un po' alla Montecitorio che non è stato realizzato. Come Fontana, Tessin mostrò una forte leadership nella gestione del cantiere e delle maestranze. E come Fontana, Tessin era consapevole dell'importanza di pubblicare i propri progetti. La rapida pubblicazione del progetto per il Palazzo Reale di Stoccolma fu uno dei fattori determinanti per il suo completamento, secondo l'originario progetto di Tessin, almeno per quanto riguarda gli alzati, più di 20 anni dopo la morte dell'architetto. Tessin continuò ad essere interessato alle pubblicazioni di Fontana. Da uno dei suoi allievi, che aveva visitato Roma nel 1706, egli venne a conoscenza della pubblicazione sull'Anfiteatro Flavio e l'anno seguente si informò presso il suo agente a Parigi se fosse possibile acquistarla. La risposta fu negativa e non sorprende, visto che il libro non apparve sul mercato fino al 1725. Quando Tessin, dopo il suo ritorno dal soggiorno degli anni 70, scrisse un pamphlet sugli architetti romani,
Il suo ritratto di Fontana non fu particolarmente encomiastico. Lo svedese riconosceva a Fontana un ruolo di primo piano tra i maggiori architetti di Roma e tuttavia il suo giudizio era che Fontana fosse soprattutto un misuratore, come ci ha citato già Elizabeth Kiven, e che un misuratore che sa bene promuovere se stesso, insomma. Ma col tempo sembra che gli è venuto una certa nostalgia del misuratore e vuole sempre tenersi aggiornato sull'opera di Fontana, ma chiaramente aveva ormai perso ogni contatto con Roma quando nel 1717 scrisse al figlio di informarsi se il cavaliere fosse ancora vivo oppure ormai morto. L'attività di Tessin come architetto, urbanista, collezionista e scrittore attorno al 1700 è prova di come lo svedese avesse tentato di adattare il modello dell'architettura romana a quella delle monarchie assolute del nord Europa. Con il loro clima rigido, il terreno piatto e aperto, la sparsa popolazione, la religione luterana e un diverso sistema di governo. Egli non giunse ad una soluzione conclusiva, ma altri dopo di lui, allievi ed epigoni di Fontana e altri ancora, proseguirono lungo la medesima strada. Il tentativo di declinare il monumento della Roma barocca, i monumenti della Roma barocca nella scala dei grandi complessi architettonici europei del XVII secolo. Grazie. Grazie a Martin per questa essenziale sintesi che poi ci porta nel mondo dei palazzi reali europei che sono dominati nel Settecento sia dalla scuola romana che da quella francese, ovviamente. Abbiamo valutato con attenzione, del resto conosciamo i suoi studi, ad esempio questo album su finestre e portali che rientra in una tradizione non soltanto romana ma anche toscana di raccolte di questi esempi come modelli per la progettazione. Chiaramente questo asse familiare Tessin è di estrema importanza per valutare il risalto e i riscontri della cultura romana nel nord Europa. Diamo adesso la parola a Saverio Sturm. Saverio Sturm è ricercatore di storia dell'architettura presso l'Università di Roma III. Ha studiato più volte l'ambiente di Carlo Fontana e dei Fontana nelle sue opere. Ho avuto anche la fortuna di essere un po' padrino di alcune pubblicazioni. Ha in preparazione uno studio molto importante che condividerà con il presidente di questa sessione, un cospicua serie di disegni di scenografia presenti proprio in una raccolta di Stoccolma. Stasera ci parla dell'eredità svedese di Carlo Fontana agli architetti della Corona di Svezia, da Nicodemus Tessin il Vecchio a Carl Gustav Tessin. A te, Saverio.